25 monologhi per una donna, mamma mia, li ho recitati tutti, sono pazza. E questo libro contiene uno dei testi più belli che io abbia rappresentato, Tutta casa, letto e chiesa. Questo spettacolo è nato nel 77 in pieno femminismo, era molto gradito alle ragazze, alle donne, anche agli uomini, perché c'era una critica gentile, non era una critica rozza. Perché portava le tematiche che ci erano vicine, ma soprattutto perché tutto era visto in chiave satirica, in chiave grottesca, in chiave comica. In quel tempo moltissimi erano gli spettacoli che andavano in scena recitati da donne, ma erano spettacoli piangioni, le donne si lamentavano. Invece qui, usando la chiave della satira, dell'ironia, si faceva ridere, ma si faceva anche ragionare. Praticamente in platea avevano lo specchio, le donne e gli uomini, di quello che era la loro vita. Ma come nasce Tutta casa, letto e chiesa? A parte che tutta casa, letto e chiesa è un proverbio milanese, che sarebbe tutta casa e chiesa. Abbiamo aggiunto il letto in questo titolo perché è parte integrante della vita delle donne. Nasce un pomeriggio, io ero stanchissima perché ad un certo punto non mi piaceva andare nelle fabbriche occupate, vedere gente in difficoltà, poi tornare a casa con la cameriera che mi serviva il pranzo e sì, signora, prego, signora. E ho licenziato tutti. Quindi avevo tre figli da allevare, avevo un marito che non sa mai neanche dove si trovano i calzini, li viene a cercare in soggiorno, dico: ma cosa cerchi in quel cassetto? Le calze, ma le calze solitamente stanno in camera da letto, ti è presente. Quindi un marito che veramente dov'è la gomma, dov'è il bianchetto, in continuazione i figli che andavano a scuola, la casa, la spesa, telefonavo al mio droghiere e sempre alla fine della telefonata, dando l'ordine di quello che mi serviva, mi diceva: signora, ha saputo che scoppierà la guerra, perché ordinavo 25 kg di spaghetti, 20 kg di zucchero, dovevo fare le cose alla grande. Perché avendo la casa, la conduzione della compagnia e in più casualmente dovendo pure recitare, veramente stavo affogando. Tant'è che un bel giorno ho messo un tazebao in soggiorno con scritto: da oggi chi vuole mangiare, bere, nutrirsi, avere il letto pulito, la camicia lavata, si arrangi. Sono entrata in sciopero. Tutta la mia famiglia legge Tazebao, sono scoppiati a ridere e hanno detto una frase pazzesca, cioè: ma perché non ce l'hai detto prima? Non ve l'ho detto prima, speravo che voi vi accorgeste del peso di questa vita. Seconda crisi, questa non era una gran crisi, ma è arrivata la crisi esistenziale, proprio una crisi esistenziale, non mi trovavo più nei panni di una che appunto aveva da fare 3.000 cose, poi alla sera alle 8:30 tirare su i pezzi, come dico io, truccarsi, dipingere e andare a recitare. E non sempre le parti erano quelle bellissime, c'erano anche parti che sì, erano importanti come ruolo, ma che non mi soddisfacevano. Perché? Perché si diceva sempre la politica al primo posto. Io posso capire soltanto che la politica, dietro alla politica ci sono le persone, quindi le persone hanno una loro vita, un loro modo di ragionare, di rapportarsi al lavoro. Non ero più contente e dissi a Dario: guarda, io preferirei portare avanti la conduzione della compagnia e lasciar perdere il teatro, poi se quando occorre, se dovesse occorrere, però mi toglierei da questo lavoro. E Dario mi ha guardato con una faccia, con degli occhi molto furbi, cioè degli occhi che lui non c'ha mai gli occhi furbi, che non è un furbo per mia fortuna, è una persona per bene, però in quel momento aveva uno sguardo che era furbetto, come dire: adesso ti metto a posto io. Dice: va bene, ma non ha detto sì, no, facciamolo, non ha discusso, si è messo a scrivere come sempre, stava scrivendo una commedia. E molto concentrato, devo dire, e io non lo guardavo per niente, perché ormai per me ero già fuori dal teatro, in un altro mondo. E dopo 2 ore esatte, mi ha consegnato, dice: vedi un po' se anche con questa cosa che ho scritto ti vuoi sempre mettere a fare la casalinga e l'amministratrice della compagnia. E lì sono rimasta basita, perché, anzi preoccupata, perché era un pezzo, era un brano, un monologo intitolato Abbiamo tutte la stessa storia, leggetevelo e guardatevelo, perché è un pezzo che è la nascita del femminismo, è bellissimo. E non sembrava assolutamente un brano scritto da un uomo, tant'è che io lo guardavo preoccupata, perché era un brano scritto assolutamente da una donna. E che Dario, vivendo con me, dovendo scrivere spesso commedie
mettendosi dalla parte della donna, aveva assimilato tutto, ma aveva assimilato soprattutto il discorso femminista. E da lì, da quel brano, devo dire che ci ho riflettuto, dico sì, il brano è molto bello. E poi tutta casa le tue chiese, intanto il titolo è un proverbio milanese che dice tutta quella donna lì che è brava, tutta casa e chiesa. Ci abbiamo messo in questo titolo il letto perché è una parte abbastanza predominante, diciamolo, nella vita delle donne. E quindi poi è nato Una donna sola, è nato La Medea, La mamma africhettona, che è un brano che praticamente è la mia vita con mio figlio, è comicissimo le manifestazioni, e chiude con appunto Medea, che è uno straordinario personaggio. La gente in platea non ride più. Infatti io dico adesso ho fatto un salto mortale, perché il brano che reciterò è un brano serio, drammatico. È la solita storia delle donne, tutte le donne, naturalmente noi invecchiamo, invece i nostri uomini invecchiano anche loro, con la differenza che non se ne accorgono. Si vedono sempre bellissimi, si vedono sempre giovanissimi. Dicono: sono andato dal dottore, mi ha visitato dalla testa ai piedi, mi ha detto: lei ha il cuore di un ragazzo di 20 anni. E io dico: il cuore, no? Dando una gomitata, no? E la tristezza, la malinconia di questa donna, che è terribile, la Medea era una donna terribile, sapeva assolutamente che cosa si deve fare nella vita. La Medea è un brano straordinario, che non vi sto a anticipare perché lo vedrete, che però, due parole, uccide i figli non per rabbia e per gelosia, ma come presa di coscienza, perché identificano i figli. Il ricatto che la società maschile ci mette al collo come il basto alla vacca, per meglio tenerci sotto, meglio poterci montare, meglio poterci mungere. Per questo io li uccido, perché possa nascere una donna nuova. Beh, ovviamente dalla serata non esce l'indicazione di andare a casa e sgozzare tutti i bambini. È una allegoria. Spero che vi divertiate e che ridiate, perché la risata, come diceva Molière, apre la bocca ma anche il cervello, e nel cervello vi si infilano i chiodi della ragione. Mi auguro che questa sera andiate a casa tutti con la testa inchiodata.